Siamo all'ottava giornata di campionato, seconda categoria, girone B. L'Atletico Pomarico sfida fuori casa l'Avis Burgentia, dove perde per 7 reti a 3. Il mister Cetra si trova a dover giocare senza difesa a causa dell'assenza di Marcelo Di Lucca e di Alessio Di Fesca. Ma vediamo subito le formazioni. Fra i pali, Caputo. In difesa, partendo da sinistra, Gioscia, Castaldi, Musillo e Di Luca. A centrocampo, Lupo, Acito, Montano, Schiavone. In attacco, il duetto Perillo Molinari. Inizia così la partita, un Pomarico assente che sembra non essere mai sceso in campo, che soffre le ripartenze dei giocatori offensivi del Burgentia. Un Burgentia che finirà il primo tempo per 4 reti a 0. Con l'inizio del secondo tempo, il capitano Angelo Montano chiede ai suoi compagni di squadra di tentare il recupero, ed è proprio nei primi 10 minuti di gioco del secondo tempo che il neoentrato Michele Gualtieri segna il suo primo gol. Il Pomarico inizia a crederci sempre di più, ma arriva il quinto gol del Burgentia che decreta la fine delle speranze pomaricane. Al 30° del secondo tempo segna con un gran gol Leo Perillo che riaccoglie l'applauso della tribuna avversaria e dedica il gol all'addetto campo Mariano Sarli. Dopo pochi minuti dal gol di Perillo, il Burgentia segna il suo sesto gol su calcio di rigore per un tocco di mano. Al 40° Schiavone segna la terza rete del Pomarico. Un gol che serve a ben poco perché il Burgentia segna il settimo gol chiudendo la partita per 7 reti a 3. Vediamo ora le interviste. Sono insieme al direttore generale Carmine Pontino allo stadio del Brienza. Purtroppo una partita non bellissima del Pomario che perde 7-3. Le tue impressioni, Carmine Pontino, della partita? Niente, abbiamo il primo tempo è andato malissimo, infatti il parziale del primo tempo è stato per 4-0 per loro. Sono stati 10 minuti che abbiamo perso un po' la testa, però poi insomma abbiamo giocato alla pari, infatti il secondo tempo il parziale è stato di 3-3, però purtroppo i 4 gol del primo tempo sono pesati. Diciamo comunque anche che mancavano Alessio Di Fesca in difesa e anche Marcello, che erano anche diciamo, dei punti solidi della nostra difesa. Però diciamo, oggi non hanno giocato, non hanno brillato tutti quanti i giocatori del Pomarico, non è stata veramente una brutta partita, diciamoci la verità. Sì, è chiaro, il risultato parla chiaro, è stata una bruttissima partita, però non c'è stato un peggiore o un migliore, È la però squadra proprio che non ha girato. l'unico, certo, non ha girato la squadra, l'unico messaggio importante che deve passare quando ci sono queste brutte sconfitte è che si perde tutti insieme e si vince tutti insieme, naturalmente, com'è. Quindi è importante dare manforte ai ragazzi adesso che hanno perso la partita e comunque Avremo tempo anche. stiamo comunque disputando un buon campionato, al di là della partita di oggi. Sicuramente ci rifaremo nelle prossime partite. Certamente sì. La ringrazio Carmine Pontino e ci risentiamo alle prossime Grazie a te. giornate.